Dove gliela invio? Fanciulli, io sto andando a lavoro. Pomeriggio a Milano. Stanchezza a palla. Mercoledì 12. Morta. Ora vado a lavoro. Ieri sono tornata tardissimo. Che gioia. Cioè, guardate i gradi. Vabbè, buongiorno, intanto oggi è giovedì 13. Niente, fanciulli, io oggi lavoro la mattina qua nei dintorni di Monza e poi scendo a Milano, ovviamente. Non so che cosa sarò riuscita a vloggare questa settimana, però in realtà è stata, cioè, ho fatto 3 pomeriggi di fila, quindi mi sono proprio persa. Cioè, ieri sera sono andata a letto tardissimo perché sono tornata tardi, ovviamente, ho fatto i tamponi, ma cioè, avevo la testa conciata, mi dovevo lavare. Posso andare avanti a lavarmi a pezzi, ovviamente, sempre. E niente, a dopo. Ok, sto andando di nuovo a lavoro a Milano. Ce la posso fare? Sto stanchissima, mamma mia. Buongiorno. Allora, non si vede niente, purtroppo. E niente, oggi è sabato ed è... Allora saranno tipo le 8, 8 e un quarto, perché stanno suonando le campane. Effettivamente è stata una genialata iniziare a fare il vlog con le campane, devo dire. E mamma mia, io sono stanchissima. Cioè, nonostante oggi non debba lavorare, sono veramente morta. Morta, morta, morta. Oh, vabbè. Fatto sta comunque che... Mamma mia, what a face, una face brutta. Comunque, niente, stamattina ho deciso che mi alzerò, sistemerò un pochettino a casa, ma proprio poco poco, e poi me ne vado a Milano perché vado ai saldi con mia mamma e penso che ci faremo un giro prima in Corso Buenos Aires, in motorino, vediamo che cosa gira, insomma. E abbiamo deciso di farlo perché in realtà dovevo andare ieri, ma tra una roba e l'altra non sono più riuscita ad andare. Questa settimana non ho vloggato niente, ma perché cioè, sono stata veramente stanca da lavoro. Cioè, sono uscita che ero proprio... Avete presente quando dicono I'm proprio overloaded? Ecco, io uscivo tutti i giorni così da lavoro questa settimana. Non lo so, sarà che è la prima settimana effettiva mia di lavoro da gennaio. Dove comunque cioè lavoro veramente, nel senso che poi sono io tra me e me stessa e basta, ecco. E lunedì, tra l'altro, sono di nuovo in una sede che non mi piace tantissimo perché è lontana da casa ed è uno sbattimento assurdo. Però vabbè, cosa devo fare? E la cosa peggiore, ecco, diciamo così, è che poi dopo lunedì al pomeriggio ho pure i tamponi, cioè proprio mi voglia di spararmi, vabbè. E niente, a parte questo, queste campane quando finiscono, santo cielo, boh, devo spegnere il, come si dice, aiuto, lo scaldò sonno. E niente, adesso vado un attimo in bagno, mi preparo e poi mi faccio vedere con una luce un po' più decente. Ok, fanciulli, io sono vestita. Questa sciarpa me l'hanno regalata i genitori di Marco, guardate che bella. E ho sempre quel piumino, quello lì preso alla Decathlon, regalo di papà. Mi sono messa dei leggings barra pantaloni, non so neanche che cosa io stia filmando, e gli stivaletti. Basta, andiamo. Mi porto alcune robe a Milano e... Cosa sta ballando? E niente, vabbè, a parte questo, direi che sono carica, ammolla. Basta. Sì, però magari prendo le chiavi. Ovviamente ho fatto tardissimo. Spero di avere la mascherina in macchina, cosa che dovrei avere in realtà. Però, vabbè. E qualora non ce l'avessi... Aspettate che le chiavi... Mi servono le chiavi proprio di casa. Dove cacchio le ho messe?
Vabbè, ci vediamo dopo, va. Allora, è arrivato il pacchetto di Zalando che volevo aprire prima di andare via. Fare scombere. Paga per la bolletta, no. Devo aprirlo con voi. Wow. Vabbè, qua c'è sempre tutta la parte del reso. Io ho fatto Zalando Plus per errore in realtà. E io mi sono presa questo portatessere di Patrizia Pepe che volevo farvi vedere. Figata. Eccolo qua. Ta-da. Abbiamo fatto un po' di shopping e mia madre è sempre al telefono. Buongiorno fanciulli, allora io sono già in macchina, oggi è lunedì 17 e sto andando a lavoro. Strano ma vero, ma ci sono 4 gradi, quindi non è poi così male stamattina, ma infatti mi è sembrato un po' strano perché sono scesa e non faceva particolarmente freddo, però adesso veramente vado, ho scaldato un attimo la macchina. Scusatemi l'aspetto terribile, ma io mi sono messa un attimo da casa, diciamo, cioè vestita da casa, e sono tornata da lavoro e in realtà ho sistemato, lavato i piatti, fatto il letto, insomma le cose base, ecco, la casa non è proprio uno schifo, e però adesso voglio cogliere l'occasione per mettermi a montare, perché poi va a finire che non faccio più niente. Mi metto a montare un attimo un video che tra oggi e domani spero di riuscire a caricarvi, sono veramente indietrissimo, cioè ho tante idee ma il tempo è sempre quello che è, quindi niente. Io mi sto vestendo in questo freddo atroce. Ok. Mi sono messa una delle mie divise. Ho vari colori di ste divise. E se sentite il rumorino è lo scaldino perché fa un po' freddo. Mamma mia. E niente, insomma, adesso mi metto anche la felpa, ma in realtà cioè vado già vestita così semplicemente perché uno non c'ho più voglia di cambiarmi quando vado là perché non mi piace e è un posto dove faccio prettamente solo tamponi, la divisa è pulita quindi posso mettere benissimo il mio maglione sopra, quando torno a casa tolgo sta divisa qua sotto, ma sotto sono vestita e tengo vabbè i pantaloni momentaneamente, ma tanto poi appena arrivo a casa devo lavare tutto, insomma, e niente, adesso mi metto nuovo le lentine a contatto e me ne vado. Fanciulli, buongiorno. Allora, io stamattina sono a casa, in teoria ero reperibile, aiuto, per i domicili, però appunto non c'è nessuno, quindi stamattina ne approfitto. Per me questa cosa è ottima perché appunto io posso sistemare un pochettino a casa, vabbè, e poi posso comunque sia dedicarmi ai video. Quindi stamattina vorrei registrare, se riesco, 2 video. Vediamo un attimino come sono messa, perché poi in realtà devo anche, come si dice, sistemare casa. Quindi la gioia nella vita, ci si è rotta la lampadina di là e la dobbiamo cambiare, solo che c'è da spostare tutto il letto e non è che abbiamo tutto sto grande tempo. Quindi vabbè, adesso io mi metto a sistemare un po' casa e ci vediamo dopo perché volevo farvi vedere una cosa. Io ho appena filmato, cioè appena, ho filmato da poco un vlog, come si dice, è un vlog, buonanotte, ho filmato un video sull'organizzazione e dato che comunque volevo rendervi partecipi un pochettino, cioè fare questa tipologia di video che so che vi piace, quindi sicuramente quando andrà online questo
vlog, sarà già online il video sull'organizzazione, magari ve lo lascerò nell'info box o comunque lo vedrete all'interno del canale. E ho cercato di schematizzarlo il più possibile, quindi vediamo se nel post produzione viene una cosa decente, perché non volevo farlo troppo pesante, cioè veramente poi dopo quando questi video sono troppo lunghi fanno venire il latte alle ginocchia, cioè io stessa non li guardo, quindi cioè nel senso preferisco vedere dei video magari un po' più concisi, corti, che in realtà sono in procinto di registrare un altro video, il video haul, vediamo che cosa viene fuori, nel senso che non lo so se registrarlo oggi o domani, sono veramente indecisa, però ancora non ho tanto tempo, devo essere sincera, quindi in realtà sono veramente indecisa, boh, non lo so, perché alle 3 inizio a lavorare, quindi comunque adesso sono già le 11, io comunque mi devo vestire, lavare, andare dai miei perché mangio di là da mia madre e poi vado direttamente a lavoro, quindi boh, vediamo, adesso vedo che cosa combino, magari registro anche questo, così poi dopo sono un po' a posto con, almeno con questi due video, poi domani in realtà ne dovrei registrare altri due che però dovrebbero andare online la settimana prossima. Devo dire che con questa organizzazione del nuovo lavoro mi trovo molto meglio anche a filmare in generale, a registrarvi contenuti, e quindi significa mantenere comunque vivo il canale, che non è da poco, se devo essere sincera, soprattutto per il lavoro che faccio, quindi va bene. E meglio così, cioè penso che se lavorassi in ospedale il canale l'avrei già dovuto accantonarlo, comunque mi sarei dovuta ritrovare alle 3 di notte a montare i video, ma sarebbe stato davvero impossibile, perché un conto è se vivi da solo, se sei solo nella tua vita e puoi fare una cosa del genere, un altro conto è, vi immaginate io alle 3 di notte che monto un video e Marco di là che dorme dice ma dove cacchio sei, cioè che dischi stai facendo, non è neanche giusto secondo me, poi cioè non è proprio la vita che vorrei fare, ecco. E quindi niente. Ah, da lavoro Marco ha portato qui. Ho regalato a lavoro e sono dei salamoni. Non so se si riesce a vedere, però. Aiuto. Sono dei salamoni giganti. E fatti, cioè sono, come si dice, homemade, si può dire così, e niente. Quindi adesso voglio prima sistemare questi e poi magari mi do una lavata e poi registro. Oddio, fanciulli, aiuto. Io sono tornata a casa, mi sono anche già cambiata. In realtà dovrei registrare, filmare e come si dice? Registrare, filmare e montare. Sacco di roba, oggi dovrebbe uscire un vlog, però vi volevo far vedere dalle Filippine che cosa ci ha portato mia zia, e dopo i giorni di quarantena, tampone negativo, è passata da mia mamma, gli ha lasciato alcune cose anche per me. Ora volevo farvi vedere i polvoron, questi qua, che sono agli anacardi, vedete? Questi sono di questo marchio Gold Deluxe, che è famosissimo nelle Filippine. E questo è tipo riso soffiato. Madonna ragazzi, questo è proprio, cioè, buono buono buono. Quindi grazie veramente. E ieri ci siamo mangiati il mango, di cui magari vi metto la clip. E poi ci ha dato questi. Ma questi si comprano in realtà, che sono appunto i suman, ok? È latte con zucchero e cocco e sono avvolti dentro le foglie di banana, mamma mia, buonissimo. Poi in realtà mia zia appunto ci ha mandato anche lo stesso suman, perché il dolce si chiama così, si chiama suman, ed è riso, cocco, latte di cocco e zucchero, ok? Mia nonna quando, cioè le mie due nonne, insomma, quando erano ancora vive, li facevano spesso, ma li facevano anche cucinati con, oddio non so come si dice, li facevano in giardino con,
Come si chiama l'involucro del cuocco? Oddio. Vabbè, comunque, cioè, non è anche al carbone. Lo facevano veramente super ecosostenibile. Cioè, non usavano nemmeno la bombola del gas, a meno che non cucinassero dentro la casa, ma fuori. Di solito le mie due nonne le cucinavano fuori appunto con l'involucro del cuocco sotto. Creavano il fuoco e poi a fuoco lento cucinavano questa cosa. E ogni volta quando vedo le cose un po' delle Filippine mi viene un po'. La nostalgia, insomma, e niente, ecco questo. Tra l'altro, io seguo una ragazza che si chiama Maria e che non so bene se lei guardi i miei vlog, insomma, si chiama Love Maria il suo canale ed è sposata appunto con un ragazzo sì, filippino, pardon, italiano, napoletano tra l'altro, e loro però sono giù a Napoli e hanno un bimbo. E questa cosa mi fa super ridere perché c'è alla fine due mondi paralleli. Cioè io, ok, io sono nata e cresciuta in Italia, quindi magari forse è leggermente diverso perché invece è venuta qui in Italia, perché loro se non mi sbaglio si sono conosciuti nelle Filippine, però anche, cioè il mio fidanzato si chiama Marco, non abbiamo figli, però questa cosa mi fa troppo ridere. Anche ovviamente Marco è campano, quindi questa cosa veramente fa super, super ridere. E secondo me questo... È indice del fatto che le persone di giù, e non voglio fare assolutamente discriminazione nei confronti con il nord, eccetera, però sono molto ma molto più affini e simili, ma proprio di carattere, indole, come si dice, anche di mentalità, cultura, alle Filippine. Cioè la parte, diciamo, dal semicentro, più in giù in realtà, ma proprio soprattutto tutta la Campania, secondo me, è proprio, cioè, sono molto close a livello proprio di mentalità. Infatti io e Marco in tante cose ci troviamo, ecco. E infatti non mi stupisce il fatto che comunque lei viva a Napoli e abbia il marito italiano, eccetera, perché vabbè, in realtà loro, da quello che ho capito, parlano sempre in inglese, dovreste parlare un po' più in italiano in casa, Maria. E vabbè, però. E niente, insomma, però stavo prima vedendo tutto questo per farvi il preambolo, che stavo vedendo un suo vlog di cui un ristorante filippino gli ha mandato tipo un pacco, ha iniziato a spacchettare le cose, ha detto: "Ah, che fame di cibo, robe filippine, ovviamente". By the way, allora, sono qua un attimo in bagno perché ieri abbiamo caricato, cioè io ho lavatrice, che però non è mai partita perché ieri alla fine Marco è tornato tardi. Pensavo tornasse prima, ma poi non aveva senso perché appunto c'era ancora la roba stesa, però io l'avevo preparata, ho detto in tal caso se magari non è proprio umida umida, se si può far partire. Però alla fine la faccio partire io stamattina quando è già pronta. Noi di solito facciamo sempre mix colorati, perché mettiamo l'acchiappacolore, altrimenti, cioè a meno che proprio non ci sia solamente roba bianca, che è raro che noi abbiamo cose bianche. Faccio partire il tutto. In realtà sono da un po' a casa, sarò arrivata mezz'ora fa. Però tra che sono andata un attimo in bagno, mi sono messa al telefono un attimo con mia mamma, poi ho risposto a una mia amica che sta passando un periodo difficile, perché chi non è positivo in questo periodo? Ecco. E non lo so, io veramente tutta la cerchia che ho di amicizie, almeno una volta se lo sono presi, tipo, mamma mia, poveri, cioè veramente, guarda, assurda. Comunque, eccolo qua. Tadan. Buona lavata! E comunque, adesso ovviamente ho rifatto il letto di là. Però ieri sera ovviamente non avevamo pulito, cioè io non ho lavato i piatti perché a parte il fatto che era tardissimo quando sono tornata, ok. E oggi invece vogliamo fare, avevamo in programma, non so se c'è scritto, però lo scriviamo. E abbiamo preso i broccoli. Ok. Niente, mi devo un attimo appoggiare perché... Ah, aiuto. Eccolo qua. Abbiamo preso questi broccoli qua. Non so se si vedono. Comunque sono i broccolini, cavolfiori, le rosette di cavoli, insomma, come cavolo si chiamano, gialle. Ok, non so se si riesce a vedere, però vabbè, insomma, facciamo queste. Adesso devo capire un attimo quanto farne. E però penso che prima li faccio bollire, poi li faccio rosolare per 2 volte in padella. Solo che adesso 2 ore i piatti là.
arrabbiata tra l'altro stamattina con una multa. Quindi dobbiamo prima andare a pagare la multa, che gioia. Cioè veramente, io non ho parole. Mai prese multe e adesso me le prendo, vabbè. Giuro che è una cosa proprio che non concepisco, sta roba della multa. A parte uno spreco di soldi, però c'è scritto che se la pago entro 5 giorni mi danno pure il 30% di sconto. Non ho parole. Veramente non ho parole. Andrò a pagare sta multa, boh. Buongiorno, allora oggi è venerdì 21, ieri è stata una giornata allucinante, cioè, non ho fatto mezzo vlog, comunque mi sto mangiando dei biscottini col caffè e sono morta. Come i vecchi, tac, pizza stasera e The Crown, dobbiamo continuare. Fanciulli, buongiorno, allora oggi è sabato, deve essere il 22 e penso che sia una giornata grigissima. Aspettate che... Mamma mia, ragazzi. Oh mio Dio, adesso vi faccio vedere. Cioè, non so se si vede, ma c'è una nebbia che giuro che arriva fino a giù. Evito di fare vedere il resto per privacy, però cioè, questa è la classica visuale che io vi mostro sempre. Cioè, guardate la nebbia. Ok, dopo questa cosa direi che è il caso di iniziare la giornata. Io stamattina sono a casa, ma in realtà dovrei sistemare un po' qua il casino che abbiamo fatto. Sistemo le cose che abbiamo lavato ieri e volevo fare una lavatrice e pulire il bagno, stendere, cioè togliere, adesso non si vede, ok, forse così si vede, levare sta roba che sicuramente è asciutta. E nulla, insomma, poi in realtà volevo registrare dei video, quindi mi devo anche muovere abbastanza, perché o forse non so se prima registrare, cioè spostare alcune cose semplicemente lì e registrare. Il punto è che sto aspettando che la videocamera si ricarichi, non posso sempre registrare col telefono, anche perché è un video inerente al telefono e all'Apple Watch, quindi come faccio? Non posso. Noi qua in camera ancora non abbiamo la luce, cioè veramente un disagio assurdo. Devo prendermi i miei occhiali e le mie cuffiette e il mio Apple Watch. Adesso vado un attimo in bagno, mi lavo i denti, mi lavo 3 secondi e caffè e inizio la giornata. Fanciulli, io mi sono fatta una maschera, questa qua. La maschera in questione, non si vede niente, non lo so perché, eccolo qua, eccolo. Ta-da. Allora, questa è una maschera che appunto mi aveva dato Marco tramite il calendario dell'avvento e niente, io adesso piano piano me le sto facendo tutte. Ho le labbra secchissime, mi piace un sacco perché è l'acido ialuronico, l'ho anche messa sul collo un pochettino e anche sulle mani. Niente, adesso vado di là un attimino, controllo l'ora. Sì, in realtà si deve tenere 5 minuti, magari la tengo anche 10. Tanto male non fa. Ok. Faccia pulita e idratata. L'ho tenuta praticamente alla fine una decina di minuti, il tempo di farmi un caffè, sistemare, lavare quei 4 piatti che avevamo lasciato ieri. Così adesso riesco a finirmi il, come si dice, il caffè in santa pace. Ieri sera siamo andati a letto tardissimo. Cioè, tardissimo, prestissimo, volevo dire il contrario. Ma non lo so perché, vabbè, Marco stamattina lavora. Ma dovrebbe tornare a casa presto in realtà, eh. Ci siamo visti The Crown, ma eravamo qua, ok, nel salotto. Solo che a un certo punto mi hanno detto, ok, sono le 9, vediamoci The Crown alle, come si dice, a letto. Sì. Cioè, lui doveva andare a dormire presto, quindi, cioè, giustamente lui mi fa, almeno siamo già a letto, se io mi addormento, poi tu puoi continuare a guardarti quello che vuoi. Mi sono addormentata prima di lui. Mamma mia, però stamattina alle 7 ero sveglia perché giustamente avevo dormito tipo 10 ore.